sbagliato. La carriera distrutta. Ma perché avete letto no, tutti i commenti? Esposto al pubblico ludibrio. Ma tanto volevo smettere. Eh sì, no, ma dai, non ti demoralizzare. È rimasto scioccato, sì, non ti demoralizzare. Ma soprattutto dai tutti i grandi allenatori che hanno tutti commentato. Tutti i tecnici che di arco nudo ne hanno capito veramente. E ne stanno a bizzeffe. Quindi sanno quando un gomito alto può fare alto. La differenza tra la perfezione e l'imperfezione. Questo gomito alto, questo rilascio. No, il rilascio è influente. Ha un'influenza il rilascio. Eh sì, c'è un'influenza. Grandi tecnici. Sì. Mi fa paura, ho paura. Di che? Sì. Si può ancora fare una volley di prova? Sì. No. Ha detto l'ultima. Era l'ultima, si può ancora fare. Io dico che questa è l'ultima. Non hai capito? Ciao fanciullo, come stai? Dammi un bacino? Che non è neanche andato amore. Un bacino. Madonna, il tiro di pro sono sempre solito per quello del mondo. Io sono cintura nera dei tiri di pro. Troia, poi vado lì e comincio a far cassare. Ma perché non lo fai? Per adesso sei qui. Non sa. Ma certo, tesoro. La gara. Io intanto arrivo fra i primi, piattone di pasta. Ti va? E di razza. Questo è quello che ti piace, ma ti tiene. Sì, tocca sempre, sempre ci sono. Ah, sì. Quindi con i nomi stranieri più adesso poi ce ho detto 14 perché... ciao 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 Posso una cazzo? Adesso sono i cani. No, ma adesso sono 9, poi più... Ciao. Non puoi più fare niente di tutto ciò. Da ferro! Anche tu stai facendo la ripresa? No. Fa finta. Sì. Va bene. Buongiorno. Come va? Tutto bene? Corrado! Eccolo, presente. Come gridare? Allora si sa. Mi hai visto parlare? No, non parlo. Con la 5, Godano Michea. Quando hai troppo tempo non hai tempo. Io se non mi fa firmare la liberatoria la denuncio. Il direttore di tiri ha dato il segnale di partenza e cominciamo a andare sul picchetto di tiro. Una volta sul picchetto di tiro, gli arcieri, come vedete, si creano un punto sul terreno per essere comodi coi piedi. Faranno la loro valutazione della distanza, dopodiché col binocolo ancora un'occhiata al punto dove colpire il centro e scoccheranno le loro frecce. Thank you.
ovviamente nessuno dopo i tiri commenta, parla, perché le frecce non è che sono andate poi così bene in questo tiro, no? Vabbè, primo tiro. Sì, poi diciamo che era anche una piazzola non tanto tecnica come pendente, ma lo spot è comunque molto piccolo, il super in queste sagome è molto piccolo, quindi il 10, anzi anche l'11 sono impegnativi, ecco, non è scontato. Vabbè, quello che dice Giuseppe è vero, mettere già questa sagoma qua era comunque una distanza oltre 18 metri circa 18 metri e comunque oltre la media in cui si mette questa sagoma qua, perché nonostante che abbia uno spot molto grande, ma il super spot e il perfect sono veramente piccoli e comunque allora, prenderlo non è affatto facile. 10-8. Sì, perché oltre alle pendenze e ai metri, poi appunto fa anche la sagoma che uno trova sul picchetto, perché quello cambia molto, incide molto. 8-8. Salgo. Okay. Ieri vado da lavorare e non ho finito di vedere il filmato sulle tiri in salita e in discesa. Ne hai visto solo mezzo? Ho visto solo mezzo, non parlare degli olimpici. Mi sono perso, seni, coseni. Adesso abbiamo una piazzola proprio contro sole ed è veramente impegnativa. Era già impegnativa quella prima, ma questa lo è. Non è tanto in salita, ma quanto non si vede assolutamente nulla. È completamente contro luce ed è difficile verificare la posizione dello spot anche col binocolo.
Stefano, non mi fido tanto. 59-1-1. Io 11-8. Andiamo proprio il 5. Andiamo a smontare il campo. Anche qua non scherziamo con la pendenza, anche se poi nel filmato non si capisce
la pendenza, ma diciamo che qua saremo 20 gradi di pendenza. Una ventina di gradi. Forse un pochino meno, comunque sì. Sì, 15-20 gradi. Nei tiri in discesa, Beppe, come preferisci tirarle? Piedi uniti, disassato? Sempre piedi uniti, se possibile. Sì. Solo proprio in casi estremi, allora apro un po' le gambe, apro i piedi, ma di solito io tiro a piedi uniti il più possibile. Per sono più perfettamente possibile. D'accordo, esatto. La stabilità è notevolmente superiore e poi soprattutto meno area, più possibilità di stare in piano. Quando entrano, si sfondano proprio, cioè sono tanti danni. Sì, ma l'animale non va giù.
È difficile che vada tu. Spero. No, no. Adesso, a meno che non sia lì al pascolo tranquillo, che non c'è adrenalina, che no. Vabbè, da qua c'è il sole che illumina almeno lo spot, ragazzi. No, no, non rompete. Tu, invece della lampadina ci serve. Bella faccia di quelli che dicono che a Lombardori i tiri sono facili. Non viene più nessuna. No, in effetti poi nel 3D non c'è la ranking. Non c'è. Perché fare tiri facili? Non capisco. Si devono fare tiri belli, impegnativi, che poi mi stimolano anche ad allenarmi per poterli poi prendere. Quindi io, come dico sempre, ogni piazzola è un rebus da risolvere. Ogni piazzola è un rebus da risolvere, è un rebus da risolvere. La bellezza del tiro di campagna, ma soprattutto del 3D, è proprio questa, no? Che io arrivo sul picchetto, un tiro sempre diverso dall'altro, devo risolvere l'intovinello. Questo intovinello è, a parte quant'è la distanza, esatto. E va bene. Poi, posizione in salita, tua. Come posizionarmi in salita, esatto. Dov'è lo spot, dov'è il super spot, come mi devo posizionare con la mira, che tipo di strategia devo adottare per la mira. Da che parte si allarga lo spot? Da che parte si allarga lo spot, eventualmente mi sbaglio. Più alto, più basso, esatto. Magari non sono bravo a valutare la distanza, sto dove c'è la gamba, che perlomeno se vado basso la gamba la prendo, 5 punti non si buttano via, eccetera 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 eccetera. Oh, già. Oh, che brutta freccia che ho fatto. Vabbè. E allora recuperiamo. Comincia a far paura. Sì. Allora io ho 10-8. Un altro tiro facile, siete fortunati, proprio bravi, complimenti, è proprio un altro tiro bello facile. Cos'è quella macchia scura laggiù in fondo? Non riesco a capire. Sembrerebbe una sagoma. Con un avvallamento anche. Poi faccio verificare dall'arbitro le distanze, guarda, siamo fuori range. Bella. Sotto Thank you.
un metro, due di troppo. Vabbè, ci sta, dai, questo è un gruppo, è un gruppo 2, quindi è piccolino. Una volta questi non si mettevano più di 25 metri. Soprattutto lo spot è molto piccolo. Poi lo spot, lo spot 10 è abbastanza grande, ma lo spot in questo caso è molto piccolo. Quindi... E quanto l'hai valutata? L'ho valutata a 26-27 metri, ma in realtà era a 25. Era 25, era proprio al limite. Finora abbiamo trovato solo piazzole abbastanza tecniche, non esageratamente tecniche, comunque da risolvere. Anche questa è una piazzola in discesa, però c'è un cambiamento di pendenza alla fine e quindi questo la dice lunga sull'approccio al tiro. Thank you.
Sì, dai, era un tiro senza particolari difficoltà, però comunque però non così corto. Senza pendenza, però come tiri corti in questa gara al momento molto pochi, e nel punteggio totale incide tantissimo. Quando hai gare dove non ci sono tiri di scarico, diciamo, tiri dove il 20 viene facile almeno, è chiaro che poi sul punteggio cambia tanto nel totale. Tanto è vero che i punteggi del 3D non sono paragonabili, perché incide veramente troppo il percorso. A differenza del campagna, quando sì, è vero, ci può essere una gara più o meno tecnica, ma ad esempio il field è sempre quello e quindi sono già un po' più paragonabili. Il 3D fa proprio storia a sé. Sì, in effetti in alter field, anche se alla fine l'hunter può essere corto, certo, però comunque a 50 metri il 60-40 lo devi tirare, il pidocchio a 15 lo devi, esatto, tirare. Anche se adesso poi con queste nuove regole l'hunter così corto non è neanche più scontato, perché con la somma di 270 metri per il picchetto blu poi alla fine non è neanche più così perché la gara comunque anche l'hunter resta in piedi. Ma io secondo me, e volevo sapere cosa ne pensavi tu, secondo me si potrebbe anche fare nel 3D, cioè nel 3D fare per il picchetto blu la media di 17 metri e per il picchetto rosso la media di 27 metri. Sì, e così almeno rimangono, almeno sono assolutamente una buona idea. Più o meno paragonabili. Sono più uniformi, sono più uniformi. E comunque non è impossibile. No, certo. Tanto chi deve fare 11 lo fa. Bravo. Lo metto un po' alto. Perlomeno hai tirato tutte e due uguali, esatto. Chi c'è qualcosa? Mauri, troppo veloce anche, cazzo. Ma no, io... Sì, vabbè, però... Un pochettino, dai. È per compensare, lui, no, se no... Poi va bene, dai, tutti dentro. Peccato. 21. Sono i miei animali 107. Più difficili per me, le volpine. Normalmente la tiro fuori. 10. No, queste volpi qua hanno il 10 grande. Cioè, e queste sono, e questa è comunque una distanza con 2-10. Sì, 15-16 metri. Ancora papabile. 11-10. Da fare 20. Perché, cioè, veramente, come dicevamo prima con Beppe, tra fare 20 e fare 16, cazzo, alla fine lo paghi. Alla fine, alla fine Cuba sugli altri. Non dico di fare 22, e poi l'11, vabbè, vai e vieni. Tra il 18 e il 20 bisogna fare. Soprattutto tra il 16 e il 20. Poi 13. Certo. La pendenza è molto importante. Certo, pensavamo che un po' di ricreazione, ma questo è un baratro. Dove sei? Sì, una volta mette gli scoiattoli Mimmo qua. L'altra volta c'erano le tartarughe, erano ancora più piccole. È mestronte le tartarughe. Era un po' lo spot sul guscio. Dai, non ci credo.
Thank you.
un po' gli score, vediamo un po' a metà gara quanto siamo. Allora, Giuseppe Seimandi 223, comunque una gara difficile, 223, 4,50 finale, 201 Gian Lorenzo. Ehi, che sta succedendo? 209 Reggiani, vabbè, questa non è una sorpresa, sta tirando bene. Bevono 213. Sorpresissimo. Sorpresissimo. È una piazzola stimolante. Oh, è difficile questi. Io apposta non ho fatto la gara. Sapevi, eh? No, ottimo. Bravi, dai, bravi, bravi. Non è male, questa è la lunga, eh? Questi 27-28 metri tutti. Poi in leggera salita così, ombra, luce. Non è semplice. È logico che poi qua alla fine l'otto dà fastidio.
70. Gli 8M. Trentacinque, 10, 8, 61. Io chiedo 11, 10, ma date un'occhiata, quanti? 7, guarda, così. In te 11? 10. Ah però interessante anche. Visto come sono rimasti belli però verniciati nuovi e rifatti. Sì, diciamo che avere Kogo, cioè, sicuramente i costruttori di sagome non sono contenti di avere uno come Kogo che le ripara, perché veramente con pochi euro le rimette a posto, sembrano nuovi. Questi erano animali veramente completamente rovinati e quasi che dovevamo sostituirli, quasi buttarli, invece con pochi euro le ha risistemate. Comunque qua un altro tiro recreativo. Sì, questo ci sta, questo tiro qua, no? Perché comunque adesso non parliamo di distanze, ma comunque è un tiro papabile, un tiro che può fare chiunque, può provare posture, insomma. Esatto. Poi alla fine è quello, no? Chi ambisce comunque va a entrare nei gruppi regionali o comunque a fare bene qualcosa, no? L'affinamento della tecnica troppo importante. Cosa che dico sempre, che alle volte si danno troppi giudizi sulla tecnica di tiro senza conoscere gli atleti. Cosa c'è dietro l'arciere? Non so cosa c'è dietro l'arciere, ma anche con le misure antropometriche dell'arciere. Certo. Ad esempio, tutti si lamentano del gomito alto di Reggiani, però quel gomito alto lì è perché cazzo c'ha un avambraccio che sennò per mettersi in linea dovrebbe andare a mettersi dietro il collo come facevano i russi una volta. Certo. Torniamo qui, no? Sì.
Va bene, no? Ma non sono 2.11. No, no, vabbè. Poi il problema è non sbagliare la seconda. La seconda. Io ho 11.10. 301. Troppi. 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 19, 8, 6, 7, 18, 19. Deve fare. Sì, deve ed fare. È sintomo di gestione. Quando c'è
un arco nudo col follow through presente in ogni freccia, di sicuro è un arco nudo in gestione di quello che fa e della sua mira e di tutto il resto della sua azione. Va bene, ok, abbiamo toccato tutti i punti più importanti della gestione arco nudo e ringraziamo Beppe per questo, perché ci ha dato veramente nozioni importanti, ha consolidato anche quello che già sapevo, perché ero sicuro di dire quello che ha detto Beppe, perché l'abbiamo fatto mille volte, abbiamo condiviso per tanti anni le stesse cose. E fortunati Maurizio, Stefano e Gian Lorenzo che hanno assistito a questo podcast itinerante. E ok, vi salutiamo e alla prossima. Alla prossima, e mi raccomando, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti. Ciao.